Montagnier aveva ragione sulle origini del Covid e su quanto avvenuto nei laboratori cinesi di Wuhan. A dirlo è stato Mariano Bizzarri, oncologo e ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Roma. Il docente è intervenuto nelle scorse ore in Senato per presentare il libro Covid-19, un'epidemia da decodificare. Durante l'incontro organizzato dal fondatore di Italexit Gianluigi Paragone, Bizzarri ha sottolineato come negli ultimi giorni siano stati pubblicati quattro articoli e una relazione dirompenti su prestigiose riviste scientifiche, testi di cui però la stampa mainstream non parla. Quattro articoli e una relazione dirompente. La prima, un lavoro firmato da Palù che dice molto chiaramente e in breve il virus è stato modificato ed è uscito, magari per sbaglio, dai laboratori cinesi. Qualcuno ne vuole rendere conto di questo o no? O facciamo finta di nulla? Questo l'hanno fatto i ricercatori americani insieme ai ricercatori cinesi. Vedete, pubblicato nel 2008 e ripreso nel 2016, vi faccio vedere in amplificazione, abbiamo modificato il coronavirus per renderlo aggressivo, introducendo un pezzo del virus dell'HIV. È pubblicato, ma quando lo diceva Montagnier era pazzo. Ha proseguito poi Bizzarri dicendo: la testata Lancet ha poi pubblicato una meta-analisi sostenendo che anche dopo tre dosi di vaccino l'efficacia di questi farmaci resta al di sotto del 50%. È uscita una meta-analisi di Lancet, la Bibbia. Lancet ha valutato tutto e vedrete cosa dice. Dice in buona sostanza che anche dopo tre dosi l'efficacia è sotto il 50%. Ma avete mai sentito parlare di un vaccino che dopo tre dosi non funziona? Terzo, un lavoro straordinario pubblicato su Nature. Dice che fra le nuove generazioni che hanno fatto il vaccino in Israele c'è un aumento del 25% di morti cardiache improvvise di miocarditi. Io credo che il ministro Speranza debba intervenire a fronte di questi dati gravissimi e pone le basi per le osservazioni ulteriori del perché può produrre effetti collaterali, lo dico questo sì preoccupato, di cui oggi noi vediamo solo la punta dell'iceberg e i danni sulle nuove generazioni li vedremo nei prossimi 20 anni. Durante l'incontro, Bizzarri ha poi evidenziato i limiti del tampone molecolare. Ve lo dico con i termini del New York Times. Dall'80 al 90% dei test positivi sono fasulli, cioè uno può essere positivo ma non veicolare il virus. Sono due concetti diversi. Io posso essere positivo per tanti motivi, ne vedremo uno, ma non essere infettante. Ma voi capite che se io do un'informazione terroristica e dico oggi sono 100.000 positivi e invece sono 10.000, cambia tutto. Ce lo dice il Center of Disease Control di Atlanta, che ha scoperto, dopo quasi 2 anni di ritardo, che questo test identifica anche i virus dell'influenza.